ieri al meeting di primavera lei ha detto che bisogna superare il concetto di green economy. Può spiegarci meglio questo punto di vista? Scusa, il braccio. Io ritengo che la green economy è sicuramente una buona pratica ed è un settore dell'economia importante, ma l'ambiente deve andare oltre la green economy. Io la definisco la trappola della green economy, perché noi non possiamo pensare di fare buone pratiche ambientali solo attraverso un settore anche importante dell'economia che è la green economy, ma dobbiamo farla su tutta la produzione. Gli imprenditori devono capire che attraverso il rispetto dell'ambiente, attraverso il riciclo delle materie prime e dei prodotti finiti, attraverso l'economia circolare, è possibile massimizzare i profitti qualsiasi tipo di produzione si fa. Oggi la tecnologia ci viene incontro in questo, abbiamo dei processi produttivi che ci permettono di avere materie secondarie, scarti di materie secondarie che sono reintroducibili nel ciclo produttivo o della stessa azienda o di altre aziende. Fare prodotti finiti che alla fine del loro percorso di vita non diventano rifiuto, ma invece diventano loro stessi un'occasione come materie prime per essere reintrodotti nella produzione, vuol dire massimizzare i profitti. Per questo io parlo di economia ambientale, non di green economy. Lei punta anche molto sui giovani. Quanto possono dare il loro contributo alla green economy? Partire dai più piccoli. Sono sicuramente determinanti, è chiaro a tutto che i giovani hanno più affidabilità, più esperienza nelle nuove tecnologie, ma non solo, hanno anche migliori idee e poi tocca loro adesso mettersi in prova. Grazie.